Fratello Erich, svegliati. Meglio non far aspettare la badessa. Il viaggio è stato duro, dunque non ti ho svegliato per la preghiera dell'alba. Buongiorno, badessa. Grazie. Forza, è già l'alba. Perderai l'ora prima. Grazie della concessione e della sveglia. Una mia debolezza. Qui a Ili il nome di tuo padre ti sarà di ostacolo. Hai un cammino difficile davanti a te, purtroppo. Sì, badessa. Del resto così stanno le cose. Dai subito prova di te stesso se non vuoi che si diffondano i pettegolezzi. Lo farò, badessa. Potrai rompere il digiuno in cucina con gli altri una volta terminate le preghiere. Noi apprezziamo la devozione, fratello. Se vorrai restare in cappella a pregare il Signore una volta terminati i tuoi compiti, stai certo che avrai il cibo di cui hai bisogno. Ma recati nelle cucine prima dell'ora terza. Sarebbe a metà mattina. Esatto, figliolo. La fotogrammetria non è solo un parolone. È anche una tecnica innovativa per le texture di gioco. Per riprodurre le superfici con precisione, il team dei grafici è andato in Inghilterra a fotografare ogni centimetro di mura e pavimenti, in sessioni anche da 12 ore filate. Per una parete lunga 3 metri servono 250 foto, poi ricomposte da un software specifico. Il risultato finale è un file 3D con colori e profondità, formato da un mosaico di superfici, che sono poi applicate agli edifici da level artist e modellatori. Per aumentare il realismo, il team dei grafici ha optato per silhouette non nette, caratterizzate da pietre sporgenti e aree danneggiate.
Non perderò l'ora prima. Eppure... Le scritture sono una guida, figliolo. Oltre a leggerle, dobbiamo ascoltare la voce del Signore se vogliamo interpretarne correttamente le parole. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quick,
Ora di mangiare. E poi divenne badessa. Indossava soltanto vesti di lana grezza e non faceva bagni caldi se non prima della Pasqua e della Pentecoste. E il giorno antecedente al battesimo di Gesù. Durante... Girado consumava più di un pasto frugale e dopo le lodi continuava a pregare in chiesa finché... Stai bene, fratello Oswein? Fate silenzio alla tavola del Signore. Fratello! Benissimo. Portalo in infermeria, se credi. Ma il vescovo saprà della tua impertinenza. Dimmi, Oswein, dove hai dolore? Dappertutto, fratello. Sento un fuoco nelle vene. Troverò il modo per alleviarlo. Promesso. Daga, wes wear un thola, ne bit leng.
se minsta thar nuna rof. On each emi tach tham ye swinche. Si me each ripper dat lef leve incha. Holo each... Troverò il monaco responsabile. Padre Berthold, mi pare. Spero che tu possa curarlo da solo. Dio, nella sua infinita saggezza, gli ha dato soltanto due mani. Dato che il monastero di Ili è andato distrutto, level designer e artisti si sono ispirati ad altri siti, e in particolare all'abbazia di Saint-Martin-du-Canigou, nel sud della Francia. Nonostante sia stata costruita due secoli dopo gli eventi di Assassin's Creed Valhalla, la sua architettura ha molti elementi interessanti per i giocatori. Una posizione spettacolare su un'altura, un chiostro arioso e un campanile da cui si domina l'intera valle. Infine, è stato anche aggiunto un tunnel per permettere di sferrare attacchi a sorpresa. Tuttavia, molti dettagli rispecchiano la realtà. Nelle acque che circondano il monastero nuotano le anguille, eel in inglese, da cui deriva il nome Ili. Il paziente si sente il fuoco nelle vene, padre. Un'infermità assai rara, che non mi è familiare. I copisti trascrivono i rimedi nello scriptorium. Lì potresti trovare qualcosa di utile. Se così non fosse, prova a rivolgerti a sorella Winifred. Sì, padre. Lo scriptorium. Certo, so benissimo dov'è. Posso aiutarti, fratello? No. Oh, devo solo... Oh, no. No. No! Niente da fare. Chiederò a sorella Winifred. Sorella Winifred! Ho cercato, ma non trovo rimedi. Come si cura il fuoco nelle vene? Un bel dilemma, davvero.
Forse il rimedio di Oxa per il dolore potrebbe funzionare. Birra a doppia fermentazione, miele, partenio e assenzio. Ma con le razzie che ci sono state e i primi rigori dell'inverno, l'ultimo ingrediente scarseggia. Con che cosa potrei sostituirlo? Ho sentito dire che la polvere di reliquie ha proprietà miracolose. Qui a Ili ne custodiamo parecchie. Forse se ne prenderai un po', i santi intercederanno per il tuo paziente. Grazie, sorella. Dio ti benedica. Birra a doppia fermentazione, miele, partenio e polvere di reliquia. Semplicissimo, direi. Forse la birra è nelle cucine. E uno. Ne mancano tre. La reliquia si trova in fondo alla cappella. E due. Sono a metà. If min adu michte bogen strengen und buken bringen, ar scholde he schelten. Kom spreng mit! Never fes un tuam leer. Und china will to so sene. O sista betteren biendes und hardness, da je fremmer is. Was helmut mit jok he bilder antenna? Il termine luna di miele deriva dall'usanza scandinava di offrire idromele agli sposi per un mese lunare. Tanto idromele. Il miele era un prodotto importante tanto per i sassoni quanto per i norreni, perciò gli sviluppatori hanno cercato di riprodurre con esattezza l'apicoltura dell'epoca. In base alla flora di ciascuna regione, modellatori e artisti hanno disegnato e inserito campi di lino, di papaveri e di erica. I fiori sono stati usati per guidare i giocatori durante l'esplorazione degli ambienti. Gli alveari che si vedono da lontano fungono da punti di riferimento e sono circondati dagli abitanti che raccolgono il miele. Si tratterà di api pista, capito? Ho ho ho.
So che le suore tengono le api qui vicino. Lo prendo e basta, o... Attento, fratello. Non vorrai farti pungere. Le api difendono gelosamente la loro scorta dorata. Mi serve del miele per un malato. Puoi aiutarmi? Certamente. Prendi il miele dal tavolo. Ne prenderò altro per la badessa. Grazie, sorella. Dio ti benedica. E siamo a tre. Un ultimo sforzo. Level Artist e Level Designer hanno usato tipi di foresta diversi per i diversi regni inglesi. Querce, edera e sorbo per il Wessex. Erica, pini silvestri, muschio e salici per l'Anglia orientale. Faggi, campanule e betulle per la Mercia. E infine cespugli, arbusti, ginestra e alberi secchi e ghiacciati per la Northumbria. Ubisoft Sofia ha persino ricreato il bosco di Wistman nell'Hamptonshire usando le fotografie scattate dagli sviluppatori durante la ricognizione. Per farlo hanno integrato vecchi alberi di medie dimensioni, qualche roccia, tanto muschio e una dose di nebbia per dare un tocco sinistro. Il partenio cresce solo in pieno sole. E spero ben lontano dalle api. Che aspetto ha il partenio, dunque? Salute, fratello! Cosa ti porta nei boschi? Salute a te. Sai dove posso trovare del partenio o dell'assenzio? Per l'assenzio non è stagione. Quanto al partenio, dovrai raccogliere quei fiorellini bianchi. Grazie, fratello. Dio ti benedica. Ho tutto l'occorrente. Ora basta mischiare.
Sorella Winifred mi ha portato la ricetta dallo scriptorium e mi rallegra scoprire che sai già come si mischiano gli ingredienti. Se il signore ti avesse condotto qui prima, l'infermeria non verserebbe in simili condizioni. Ho trascorso estati a preparare cataplasmi per la gente di Canterbury. Allora ti osserverò e magari imparerò qualcosa a mia volta. Qual è il primo ingrediente del rimedio di sorella Winifred? L'ingrediente è birra a doppia fermentazione. Quali ingredienti hai raccolto nella foresta? Il partenio e il miele per sanare la gola. Con cosa ha detto sorella Winifred di sostituire l'ultimo ingrediente? La polvere di reliquia pare sia una panacea. Ecco, fatto. Dovrebbe alleviare il dolore di fratello Oswine. Tieni, fratello, bevi. Calmerà il tuo dolore. Grazie, fratello. Mi sento già in forze. Ringrazio Dio per averti messo sul mio cammino proprio adesso. Ora riposa. Presto ti rimetterai in piedi. Fratello Eldritch, devi venire subito. Cosa succede, fratello? Non hai udito le campane. La badessa vuole che tu vada alla cappella adesso. Andrò non appena avrò finito con fratello Oswine. No, devi correre là. Presto! Spero che la badessa mi spiegherà cosa succede. Badessa, cosa succede? Vieni, fratello Erich. I pagani si avvicinano e dobbiamo nascondere la reliquia prima che arrivino. E poi fuggiremo via tutti? No, fratello. Gli altri combatteranno. Ora prendi il reliquiario. Perdonatemi, miei santi, ma dovrò disturbare il vostro riposo. Badessa! Restate con me! Presto! Non perdiamo tempo! Porta la reliquia a tuo padre. Le nostre famiglie si detestano, ma condividiamo lo stesso amore per Dio. Lui saprà che cosa fare. Quell'uomo è un estraneo per me. Lo era anche Gesù Cristo quando è morto sulla croce per i nostri peccati. Spesso l'aiuto arriva da chi non ti aspetti, figlioli. Seguimi, presto. Nelle catacombe, svelto e in silenzio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.